Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua da Gianni Modellismo a fare un po' di test prima della prossima gara del campionato Porsche Cup. Adesso partiamo con la prima scarica con lo stesso setup della gara, quindi solita altezza, 4 davanti, 5 dietro, differenziali belli scorrevoli, molle abbiamo davanti se non erro le rosse, esatto rosse, mentre dietro che sono le super soft, mentre dietro abbiamo le bianche che dovrebbero essere le hard, esatto. Poi proviamo anche le super hard e vediamo un attimo come ci troviamo. Adesso facciamo la prima scarica, vediamo i tempi e poi andiamo a fare qualche modifica. Allora ragazzi, abbiamo fatto diciamo i primi giri di test e adesso abbiamo alzato di 1 mm al posteriore, quindi da 5 mm siamo passati a 6 mm. Ora facciamo un'altra scarica di test e vediamo un attimo come si comporta la macchina. Allora ragazzi, sui tempi devo dire che dopo aver portato l'altezza al posteriore più alta, adesso siamo a 7 mm al posteriore, si sono abbassati, siamo andati sul 39 alto e adesso aumento ancora di un giro di ghiera sull'ammortizzatore l'altezza al posteriore e al prossimo turno vediamo come va il modello, ma già si notano dei grandi miglioramenti, soprattutto in ingresso curva, un leggero sovrasterzo che aiuta ad entrare bene, quindi adesso vediamo al prossimo turno. Ma perché?
Con l'altezza adesso al 7,5 circa al posteriore abbiamo ancora migliorato i tempi, quindi soprattutto i tempi medi. Best lap siamo scesi di circa un decimo e adesso proviamo a cambiare delle molle, mettiamo un po' più dure dietro, vediamo un po' come andrà. E quindi ci vediamo al prossimo turno. Allora ragazzi, con le molle anteriori leggermente più dure, devo dire che abbiamo innanzitutto collezionato il best lap della giornata per ora, ma soprattutto abbiamo fatto molti giri sul 23 e sul 24 basso, quindi diciamo che i giri, i tempi medi si sono notevolmente abbassati, l'auto è molto più prevedibile e consistente sui tempi sul giro. Quindi adesso forse andrò a lavorare di fino sull'altezza anteriore per fare gli ultimi ritocchini e vedere un attimo se troviamo la quadra di questo setup. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Con la mia Tamiya TT02 vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!